Cari amici e sostenitori, un breve resoconto di questa settimana politica in Consiglio provinciale. Avevamo come team K, tre mozioni sull'ordine del giorno. La prima riguardava la scuola europea. Come sapete, noi da tempo chiediamo un'istruzione plurilingue per i nostri figli. Sarebbe la cosa più ovvia che i nostri figli crescano sapendo bene l'italiano, il tedesco e l'inglese. È una ricchezza enorme che li potremmo dare, purtroppo la Volkspartei non vuole sentire. Non ne vuole sentire parlare. Abbiamo provato a introdurre la scuola europea come un modello aggiuntivo alla scuola monolingue tedesca e italiana, proponiamo la scuola europea. Purtroppo nulla di fatto, questa idea è stata respinta dalla Volkspartei che rimane sulle sue posizioni intransigenti per quello che riguarda la convivenza in questa terra. La seconda mozione riguardava il salvataggio di un boschetto ripariale a Bressanone, che dovrebbe essere cementificato, non ne comprendiamo i motivi, è uno scempio, è inutile parlare tanto di sostenibilità come ha fatto il nostro Presidente della Giunta quando poi nella realtà dei fatti si fa tutto il contrario. La terza mozione riguardava Bolzano, la città di Bolzano, abbiamo chiesto di rendere gratuito il pedaggio tra Bolzano Sud e Bolzano Nord sull'Alto Brennero, come fa già Trento, come fa già Rovereto. La giunta leghista ha deciso di fare quello, i nostri leghisti erano contrari. Era contraria anche la Volkspartei, probabilmente perché la mozione era firmata Team K, in realtà i motivi che hanno addotto per respingerla erano talmente deboli che praticamente erano evanescenti. Purtroppo nulla di fatto. Quello che invece succede, su questo la Volkspartei ha raggiunto il suo obiettivo, è che viene adesso allungato la pista dell'aeroporto. Sono partiti i lavori, hanno recintato la zona a sud della pista. In prima battuta verrà soltanto spostato la strada consortile verso sud, ma è evidente che questo è propedeutico all'allungamento della pista. Quindi possiamo dire che l'ESFAPE ci ha preso tutti in giro con questo referendum dove hanno provato a ampliare l'aeroporto usando soldi pubblici per legge. Quando gli è andata male, adesso lo fanno fare ai privati. Quindi praticamente sapevano già prima che l'aeroporto sarebbe stato ampliato e dell'opinione dei cittadini all'ESFAPE non importa un bel nulla. Avete tra poco, soprattutto voi cittadini della Bassa Tesina, la possibilità alle elezioni comunali di dire alla Volkspartei che cosa pensate di loro. Buon fine settimana.